Siamo al centro Cardinale Urbani di Zellarino, dove l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, in coorganizzazione con la Fondazione dell'Ordine e con il Consiglio degli Architetti, ha organizzato un convegno per illustrare le opere che sono in corso di realizzazione e quelle che sono in fase di programmazione per il porto di Venezia per quanto riguarda la crocieristica, quindi i passeggeri, per quanto riguarda le merci e il sistema lagunare che afferisce Venezia, ma anche Chioggia. Abbiamo il presidente del sistema portuale Fulviolino Di Blasio, che è anche commissario per le crociere, perché ha avuto un incarico. Esattamente. E quindi gli chiedo se ci può dare qualche indicazione molto sintetica di quali sono le linee lungo le quali ci si muoverà a breve e lungo le quali ci si sta muovendo. Sì, il porto è concentrato soprattutto sulla realizzazione di un programma di investimenti pubblici molto sfidante. Noi abbiamo, come tutte le autorità di sistema portuale, importanti risorse in ambito PNRR che abbiamo concentrato su temi di accessibilità stradale e ferroviaria, e su alcune opere di carattere ambientale e soprattutto sul cold ironing, ovvero l'elettrificazione delle banchine per consentire alle navi che ormeggiano in alcuni dei nostri scali di potersi alimentare attraverso l'energia elettrica e quindi non produrre emissioni, questo a beneficio dei cittadini laddove l'ormeggio sia in città piuttosto che dei lavoratori in area industriale. Poi sempre sul nostro programma di lavoro, lato commissariale, io sono appunto commissario crociere e su questo abbiamo già di fatto assicurato dal 2021 ad oggi gli ormeggi temporanei, traguardando però nel 2026 il nostro più ambizioso programma di realizzazione di una stazione marittima nell'area di Canale Nord, lato nord, che tra l'altro abbiamo acquisito con un atto presso il notaio proprio ieri. Abbiamo inoltre messo in cantiere la progettazione, lo studio di ambientale per quanto riguarda il canale Vittorio Emanuele e il canale Malamocco Marghera, che andranno a via per nostra scelta, e poi stiamo ovviamente lavorando su tutto un altro pacchetto di interventi invece più su Monte Sindial, che è un'area all'interno del porto di Venezia che noi dedichiamo alla parte dei contenitori. In generale è un sistema portuale, quindi Venezia e Chioggia, che ha una grandissima attenzione al proprio ruolo, che non è più soltanto l'interscambio delle merci, ma anche un ruolo porto industriale, porto dove si fa logistica, con grande attenzione agli aspetti ambientali, alla modalità anche di evoluzione verso un sistema di porto come hub energetico. Lo si è visto con la crisi dovuta al conflitto bellico, dovuto anche al canale di Suez, quindi un porto che evolve e che soprattutto riconosce la propria specificità, ovvero quella di avere un livello di sfida molto più alto, perché siamo all'interno della laguna, che è un ambiente dal punto di vista naturalistico molto delicato e anche condizionato dalla presenza del MOSE, che è un sistema di protezione della città e dei cittadini, ma è anche un sistema che deve garantire l'accesso in sicurezza delle nostre navi. Questo è un pacchetto veramente molto difficile. Abbiamo ricevuto importanti risorse pubbliche, abbiamo l'attenzione del governo, ma Venezia è di fatto una priorità nazionale, perché io quello che diciamo sempre, risolvere Venezia e tutte le sue problematiche che sono di carattere normativo ma anche tecnico è una grande dimostrazione di come la portualità può avere un impatto forte sull'economia e sul benessere dei cittadini. Grazie, e proprio per le questioni della sicurezza, i temi della sicurezza, dell'impatto che ha il porto sulla nostra città, contrammiraglio direttore del demanio marittimo di Venezia, segue costantemente le attività del sistema portuale veneziano. Cosa ci può dire? Beh, vi posso dire che in quanto direttore marittimo del Veneto e comandante del porto di Venezia, sono molto attento a queste tematiche che sono state appena evidenziate, ma l'attenzione è già alta da molti anni, perché in particolare subito dopo l'emissione del decreto 103, il decreto Draghi del 2021, il traffico su Venezia è fortemente diminuito dal punto di vista delle crociere con l'interdizione del canale della Giudecca,
e di conseguenza la Capitaneria di Porto è stata molto vicina all'autorità di sistema per inquadrare questo concetto dell'ormeggio diffuso e rendere possibile sotto il profilo della sicurezza, con una regolamentazione ad hoc, lo sviluppo di questa fase temporanea, che ci auguriamo che vada a regime con queste nuove progettualità. Ripeto, si è parlato dei due accosti al Canale Nord, si è parlato del dragaggio del Canale Vittorio Emanuele III, sono progetti ambiziosi, tra virgolette, ma sono dei buoni progetti che speriamo vadano a breve a conclusione. E in questo contesto c'è la necessità, l'indispensabilità di provvedimenti regolatori, perché tutto ciò che avviene a mare e sulle banchine non potrebbe avvenire se non ci fossero delle norme chiare. In questo senso noi siamo in maniera molto tempestiva pronti a farlo e stiamo supportando l'autorità di sistema anche nelle fasi progettuali, quindi in quelle fasi già preparatorie per poter in qualche modo avere un preliminare scambio di idee anche sulle scelte che poi vengono fatte. Grazie. Ecco, il convegno di oggi è stato reso possibile grazie all'attività del collega Andrea Menin, che è il coordinatore della nostra Commissione dell'Ordine Ingegneri Mobilità e Trasporti ed è la terza, direi per il momento ultima, attività di convegnistica, di incontro, dopo l'incontro che avevamo fatto qualche tempo fa per la stazione di Mestre e per la bretella ferroviaria di collegamento con l'aeroporto. Andrea, come si sta procedendo nel sistema infrastrutturale veneto, di Venezia in particolare, sulla base della tua esperienza recentissima? Sì, allora questo convegno testimonia l'importante ruolo che stanno svolgendo autorità sistema portuale e autorità marittima, in particolare le istituzioni, nelle strategie di sviluppo della mobilità dei trasporti, ma anche nell'attenzione alla sostenibilità e all'ambiente. Tutto questo è, diciamo, coerente ed è governato a livello nazionale ma anche a livello regionale attraverso il piano regionale trasporti e attraverso quello che è il ruolo fondamentale che ha Venezia come crocevia del traffico, delle merci, dei passeggeri e dei trasporti, ricordando che il Veneto e Venezia ospitano tre dei quattro corridoi TEN-T che attraversano l'Italia, e quindi questo ruolo viene ancora di più oggi sottolineato e viene dato risalto proprio all'importante attività, ruolo svolto dalle istituzioni oggi presenti. Bene, molte grazie a tutti, molte grazie ai relatori che si sono susseguiti nel corso del convegno di oggi, e noi contribuiamo a diffondere conoscenza, come si diceva prima col presidente Di Blasio, per far sì che quando si discute di temi importanti come questo, importanti per la nostra città, lo si faccia a ragion veduta.